anche il forum del terzo settore è qui presente, forum del terzo settore che include anche le associazioni culturali molto importanti per il loro impegno nel territorio, quindi per lo sviluppo di quest'ultimo e per il suo rilancio verso un futuro che speriamo migliore in tutti i sensi, soprattutto in quello dei diritti. Ma diciamo che il forum del terzo settore io ritengo sia anche fortemente competente in tutte le azioni che portano a valorizzare la cultura di un luogo. Per diversi motivi. Intanto, quando si parla di welfare non significa soltanto servizi, ma significa anche cultura, ambiente, no? E poi per un'altra cosa che ho sentito forte stasera in questo luogo, dove veramente mi è sembrato, ecco, che venga fuori proprio la comunità, proprio il senso di comunità, un paese che si stringe anche intorno a un ricordo, ecco, una cosa che mi ha colpito profondamente, il ricordo di una ragazzina che non c'è più, e la forza che possono avere questi eventi è dirompente, è una forza veramente di cambiamento, di emulazione. Io penso anche a quanti ragazzini oggi tra il pubblico che magari la sera, no? La sera tanto cara ai poeti, anche alla nostra, no? La sera si mettono a scrivere poesie e sconfortati da quello che il mondo degli adulti trasmette, ovvero che la poesia è qualcosa di non concreto, cosa assolutamente falsa e da combattere, magari, ecco, confortato dall'esperienza di Terry possa trovare anche la forza di farlo diventare un bene collettivo.